Quando è nata l'idea dell'Associazione Le Marmitte dei Giganti di adoperarsi per la comunità? Noi ci siamo attivati praticamente l'anno scorso dalla creazione di questa associazione Le Marmitte dei Giganti, che praticamente non è altro che un'associazione di quartiere del rione San Lazzaro, e abbiamo deciso di mobilitare un po' e cercare di impiegarci su qualcosa che attirasse l'attenzione un pochino di tutti, e siamo partiti con la Stella Cometa, che era un progetto, sembrava quasi irrealizzabile perché comunque alta 6 metri, lunga 12 più i 6 metri della coda, quindi sono 18 metri totali. Invece con la caparbietà di 6-7 persone, praticamente dei soci dell'attuale direttivo, siamo riusciti a portarla avanti e l'abbiamo realizzata. E in contemporanea dico, va bene, abbiamo la chiesetta del paese che praticamente è chiusa in quanto per mancanza di parroci, avevamo pensato di farci un piccolo presepe. Dal piccolo poi ci siamo messi qui, quelle 5-6 persone volenterose, e abbiamo visto che si poteva fare un pochino più grosso, l'abbiamo fatto l'anno scorso di 3 metri e mezzo circa la dimensione dell'altare. E quest'anno abbiamo fatto le cose un po' più grandi e abbiamo fatto questo presepe che nel totale è intorno ai 10 metri, insomma. Quando è possibile visitarlo? Allora, noi abbiamo aperto l'8 di dicembre, e dalle 16 alle 18.30, tutti i festivi, più la vigilia di Natale, fino al 6 di gennaio. C'è anche qualche elemento artigianale? Sì, quasi tutto artigianale. Ci siamo adoperati moltissimo per la ricerca del muschio, che comunque la quantità è abbastanza importante. In più, come è possibile vedere, tutte le casette realizzate sono state realizzate da noi insieme con delle ragazze, e che praticamente abbiamo realizzato con del cartone. La sera ci trovavamo la nostra sede e costruivamo queste casette, ognuno con la sua fantasia.